Ben ritrovati cari amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con Agri Sapori. Oggi iniziamo la nostra puntata dalla bella e romantica Verona per parlare sì di amore, ma non quello tra Giulietta e Romeo. Infatti l'amore di cui parleremo oggi è quello dei quasi 60.000 wine lovers che hanno raggiunto questa bellissima città e i borghi storici della sua provincia in occasione della 52esima edizione di Vinitaly. Per 4 giorni, infatti, sono stati presenti ben 4.380 aziende espositrici arrivate da 36 paesi. Presenti come tutti gli anni i padiglioni ospitanti a Verona Fiere, le varie regioni italiane. Tra queste, ovviamente, una regione importante per la produzione vitivinicola. Parliamo del Piemonte. Con la partecipazione di oltre 600 espositori che sono giunti appunto da questa regione, in gran parte piccole e medie aziende alle quali si aggiungono una ventina di cantine cooperative, associazioni di produttori, consorzi di tutela. E per noi al Vinitaly abbiamo il nostro, soprattutto vostro, invitato speciale. Diamo quindi subito la linea a Fabrizio Salce. A te Fabrizio. E alla 52esima edizione del Vinitaly, che bello, ci ritroviamo anche quest'anno. Sì, ma sono già tanti anni che ci ritroviamo, eh. Vabbè, Comunque, vabbè, ma noi meno male, siamo giovani, ci dai, lasciamo, mancherebbe. Ritroviamo con grande piacere Aldo Manfredi, perciò Agrisapori non tralascia sicuramente il bel Piemonte con i suoi grandi vini, ma soprattutto con le novità, perché le novità quest'anno in terra piemontese, in casa Manfredi, non mancano. Sicuro. Aldo, lascio a lei la parola perché io vedo qua due espressioni enologiche e vorrei saperne qualcosa di più. Partiamo da questa? Sì, partiamo da questa perché questo è il centenario che chiaramente l'abbiamo messo in piedi l'anno scorso, 2017, perché mio papà, se fosse vivo, avrebbe avuto 100 anni. Allora avevo voluto ricordarlo facendo uno spumante di grosso rango, perché abbiamo un blend che partiamo dal Ah, Cortese sì. e dall'Arneis assieme, abbiamo fatto un prodotto molto buono che si sposa bene con gli antipasti, ma con tutto, a tutto pasto ormai, ed è un prodotto che sta andando molto bene. E poi l'ultima, beh, è l'Astisecco. Noi il moscato lo interpretiamo come vino dolce Sì, e basta. Invece adesso c'è la possibilità di fare la fermentazione nel modo più, farla andare leggermente più lunga, quindi riusciamo a perdere un pochettino più di dolce, chiamiamolo, e sto prodotto comincia a essere un prodotto da bere a tutto pasto, quindi un prodotto che sta andando molto bene. metodo di lavorazione. Metodo di lavorazione chiaramente Charmat Martinotti, perché Sì, Martinotti, è vero. chi ha inventato quel metodo lì è stato il signor Martinotti di Canelli, che lavorava alla Gancia e poi è emigrato in Francia. I francesi ci hanno portato via il sistema di lavorazione. Ecco, lei ha citato due momenti che posso definire storici, Martinotti, ma soprattutto papà. Beh, 100 anni di vino, perché Sì, poi lei ha proseguito, siamo andati, insomma. mio papà che aveva già iniziato mio nonno, ma l'artefice è stato mio papà che ha proprio cominciato a vendere molto di più. Una volta mio nonno vendeva solo damigiane, quelle cose lì, invece mio papà ha iniziato già a imbottigliare, quindi a farsi a servire le trattorie che c'erano allora, qui e là, e quindi di conseguenza, e allora l'ho voluto ricordare perché chiaramente adesso noi, poi le mie figlie stiamo andando avanti, adesso già anche 5 nipoti, quindi cerchiamo di No, anche a andare avanti. conferma, Aldo, mi permetta, che la zona, loro sono a Dogliani, dove c'è il Dogliani, il dolcetto di quelle Sicuro. terre, a conferma che parliamo di una parte, un po' tutta la provincia, ma una parte della provincia di Cuneo, che è sicuramente terra principe per l'uva. Ci mancherebbe, anzi è un'uva che attualmente è una delle uve, a parte il Barolo o il Barbaresco, ma uve molto ricercate, vini che si bevono molto bene, con molta facilità, e vini ormai ci sono le diverse lavorazioni, ci sono anche i vini, quelli importanti, anche il Dogliani, abbiamo anche le riserve, che quindi a quel punto lì abbiamo già dei vini importanti, 14 gradi che possono durare anche nel tempo e si
possono confrontare con i migliori vini di quel livello lì al mondo. Quindi non c'è. Tra l'altro penso che col Dogliani, col Dolcetto, fino a qualche anno fa non si ipotizzava l'invecchiamento. Lo abbiamo scoperto che invece si poteva fare. Sì, può tenere tranquillamente, chiaramente deve avere determinate gradazioni, devono essere fatte delle selezioni e quindi sono riserve che chiaramente dobbiamo, sono solo più 70 quintali a ettaro, quindi a quel punto lì chiaramente una vite ha molti meno grappoli e quindi di conseguenza il prodotto è molto più concentrato. In queste giornate di Vinitaly ho avuto modo di chiacchierare con i colleghi, con tanti importatori. Beh, i nuovi mercati mi pare che comincino veramente a dare soddisfazione, penso alla Russia, ma non solo loro. No, ma a Russia ormai i nostri vini sono un po' in tutte le parti del mondo, perché il mondo è diventato piccolo. Conseguenza l'esportazione, poi avendo diverse tipologie di vini, e poi la gente al giorno d'oggi gira, poi si interessa, chiede, si informa, quindi è una cosa molto importante di esportare giustamente i vini, ma i vini hanno avuto una parte importantissima per far conoscere soprattutto il territorio, perché adesso abbiamo un indotto creato dal prodotto vino che ha portato tantissimi stranieri dalle nostre parti nelle Langhe, è una cosa che ormai è un business anche da quel lato lì. E aggiungerei che grazie a voi produttori conosciamo meglio proprio la terra, perché quante aziende hanno fatto fare degli studi, hanno investito, hanno speso denaro perché volevano comprendere come si poteva lavorare? Sì, soprattutto perché in certi casi, in certe zone si mettevano determinate vigneti che non era la terra giusta, quindi di conseguenza si è cambiato sistema, si sono messe delle altre barbatelle e quindi di conseguenza è venuto fuori un prodotto molto più consono alla terra dove è messo. Io ne ho approfittato mentre lei non mi guardava, sono andato a rubacchiare qui dietro nei vostri spazi, ho trovato scritto in kanji e katakana. In Giappone si usano i kanji, poi si usano due alfabeti che sono il katakana e l'hiragana. Ho trovato un premio che arriva proprio dal Giappone, già per l'Asti Secco. Sì, forse è uno dei primi premi che ha preso l'Asti Secco, perché chiaramente è un prodotto nuovo che è uscito un 6 mesi fa e in Giappone ce l'hanno premiato. Insomma, avete già ottenuto. Giapponesi. Tra l'altro è il Japan Women's Wine Awards, cioè sono le donne. Sicuro. E le donne. Ma è importante perché è un prodotto che piace e deve soprattutto piacere a tutti, ma anche alle signore, perché ormai sono anche delle consumatrici loro di vino. Una volta il vino lo beveva solo l'uomo, invece ormai lo bevono e come. E come piace. E questo è un prodotto che piace molto. Manfredi, io la ringrazio molto, tutti gli anni ci vediamo, è un piacere, soprattutto un piacere che le aziende continuino a lavorare, a farci fare bella figura nel mondo con dei prodotti di alta qualità che esprimono il valore di una terra, dei suoi uomini, della sua gente e poi, come diceva il signor Aldo, le bellezze paesaggistiche, architettoniche, la buona cucina, insomma, quell'Italia che, come diciamo noi di Agrisapori, l'Italia che piace. Facciamo un brindisi? Brindisi alla Manfredi, all'Asti Secco, all'Asti Secco. E a tutti noi e a tutti i consumatori. E al vino italiano, dai. E a tutti gli amici. Grazie. Va bene, di nuovo. Anche la Sicilia presente al Vinitaly, al padiglione numero 2, con uno spazio espositivo di circa 3.000 metri quadrati e 144 aziende in rappresentanza della regione. Tra queste un'importante e famosa azienda che con grande passione ha saputo rivoluzionare lo stile e la percezione del vino siciliano nel mondo. Conosciamola dunque insieme. Ritrovare la Sicilia, ritrovare i grandi vini di Sicilia, i grandi amici, Io Gerallo, Donna Fugata. Buongiorno, buongiorno. Allora, passano gli anni, noi ci diamo appuntamento a Verona, non solo in realtà, però a Verona è un must, è un cult. Incontrarsi. E ogni anno però tu ci regali delle emozioni, perché c'è sempre qualche cosa di nuovo in casa Donna Fugata. Anche quest'anno non potevi perderti l'appuntamento. No, Donna Fugata è una donna in fuga, in moto perpetuo, e quindi quest'anno abbiamo deciso di portarvi nella Sicilia del sud-est. Ecco. Ci siamo spostati lì in realtà nel 2016 e questa è la prima annata di un vino molto particolare che viene da questo sud-est della Sicilia, la zona di Vittoria. Parliamo di un Cerasuolo. Il Cerasuolo ha un'anima bella, perché ha un'anima molto complessa. C'è il Nero d'Avola, sì, al 70%, c'è un 30% di un frappato, un vitigno dall'anima floreale.
E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di dedicare a questo vino un'etichetta molto particolare che racconta ovviamente le sensazioni organolettiche, una pupa guerriera. Quindi siamo entrati nell'opera dei pupi, abbiamo scelto la pupa guerriera che però va in guerra offrendo cuori, fiori e frutta. È una guerra meravigliosa. Una guerra meravigliosa, è quello che noi vorremmo. Tra l'altro hai citato un territorio che ha una storia incredibile, io penso a quella zona, al barocco, penso all'antica contea di Modica, quando già nel 400 musulmani, cristiani ed ebrei convivevano, cioè penso a una Sicilia che ha tanto nel suo tanto, passato. Assolutamente, la Sicilia, come dicono gli americani, è layered, no? Ha una cultura stratificata, abbiamo avuto i greci, abbiamo avuto i romani, gli arabi, gli spagnoli, i normanni, veramente di tutto di più. Abbiamo come popolo saputo integrare tutto questo, nell'arte si trovano elementi di tutte queste culture, nella nostra cucina e forse anche nel nostro modo di essere, aperti un po' a tutto. Io se ne approfitto della tua presenza, in questi anni abbiamo comunicato tanto del mondo del vino, abbracciandolo anche con i mondi paralleli, penso alla musica, alla gastronomia, al territorio. Donna Fugata non ha mai tralasciato un concetto, parlare del vino, cioè è vero tutto ciò che sta attorno, ma è il vino il prodotto. Assolutamente, il vino è un prodotto meraviglioso, è un prodotto che dà emozioni, che fa cultura, è un prodotto talmente versatile che dialoga con tutte le forme di arte, di cultura e con tutti gli stili di vita. Questa è la bellezza del vino. Io posso stare con una bottiglia di vino accanto, non so, su una barca a vela, sul mare con gli amici, posso stare ad una cena elegantissima piuttosto che a teatro ascoltando una grande sinfonia con un grande rosso in mano. Il vino veramente dialoga con tutto e fa star bene. Con cosa me lo gusto il Cerasuolo? Il Cerasuolo, io da siciliana e quindi da terra di mare, lo degusterei con una zuppa di pesce, con un couscous di pesce molto speziato, con la frittura di pesce. È un rosso, diciamo, dal colore un po' scarno, dalla struttura non troppo accentuata, un tannino morbidissimo che si comporta quindi come un vino molto versatile. Regaliamoci ancora un attimo ludico, a Verona arriva tanta gente, wine lovers, i buyers, gli appassionati, chi si approccia magari per la prima volta al mondo del vino e ben venga, però nel tuo stand c'è sempre, devo dire, una ressa incredibile, ma anche sempre i personaggi. Non lo so, Donna Fugata in qualche maniera attira, forse come si diceva prima il buon vino apre il dialogo e le porte a tutti. Ieri un nome per tutti quanti, Andrea Pirlo, un personaggio assolutamente meraviglioso, di grande eleganza, di grande serietà. Ho scoperto che anche lui è un produttore di vino da 10 anni e questo è stato un personaggio. Staffelli, Valerio Staffelli lo abbiamo avuto ieri, nessun tapiro, confermo, nessun tapiro. Oggi abbiamo avuto un grandissimo personaggio che sembra un comico, ma in realtà poi è così profondo, non lo è, nelle sue riflessioni. Insomma, Donna Fugata è un porto di mare dove tutti approdano volentieri per un momento di allegria e di leggerezza. Dalla regia vi rubo ancora un istante perché mi è venuta in mente una cosa importante. Prima con una ristoratrice mi diceva andare a vedere l'azienda in Sicilia, dico un momento, in che periodo dell'anno vuoi andare? Perché vuoi andare a Marsala, esatto, vuoi andare a Contessa in Tellina, esatto, vuoi andare a Camma, cioè, esatto. E ogni cantina ha il suo momento, secondo sì, me. Sì, assolutamente sì. Il 10 di agosto, assolutamente con Contessa in Tellina per la vendemmia notturna, un appuntamento imperdibile. Fine maggio Marsala per cantine aperte o comunque tutto l'anno a Marsala. Pantelleria d'estate, bellissima la nostra cantina in mezzo alle terrazze di Camma. Tra un tuffo e l'altro un po' di moscato di Pantelleria ci sta bene. José, complimenti ancora, viva il Cerasuolo di Donna Fugata, grazie, alla buona prossima. Giornata. Rimanete con AgriSapori. Vinitaly non è solo il salone dei vini, ma come ormai ben sappiamo anche quello dei distillati. Un comparto che vede oltre 500 aziende e 4.800 occupati del settore, concentrati in particolar modo al nord. Il maggior numero appunto delle aziende e dei dipendenti che per il più del 30% lavora nel nord-est Italia. Fabrizio ha raggiunto per noi il padiglione del Friuli per incontrare una famiglia appassionata
appassionata, conoscitrice della propria terra e dei suoi sapori, ma soprattutto dei suoi distillati. Andiamola a conoscere. Il Vinitaly è vino, è buon olio d'oliva, è tecnologia, è food, ma è distillati. È il distillato principe della nostra bella Italia, lo troviamo qui. Ma prima di parlarne, Lisa Tosolini, una bella signora Ciao. Al mio fianco, prima di parlare del distillato vero e proprio, io leggo 75esimo anniversario. Un grande traguardo. Cavoli, ragazzi. Un grande traguardo, e abbiamo anche l'onere, oltre che l'onore, di portare questa distilleria storica friulana che nacque nel 1943 nel nuovo millennio. Dobbiamo far conoscere ai giovani questo prodotto. E quindi noi abbiamo piacere e orgoglio di festeggiare quest'anno questo bellissimo traguardo, 75 anni. È una storia intera, è la storia dell'enologia italiana che ovviamente la grappa ha seguito, perché noi usiamo l'uva, è vero? Senti, è una storia di una famiglia. Poi tra l'altro 43 anni non facile. Si era in guerra, ragazzi, qui non possiamo dimenticare cose accadute l'altro giorno, perché poi assolutamente non è tanto tempo. No. Infatti il nonno ha avuto una grandissima forza di volontà, è stato veramente la sua passione, l'ha portato al risultato che oggi noi vediamo. Quindi un marchio conosciuto in Italia che può vantare una storia vera, reale. E quindi noi abbiamo un grandissimo orgoglio nel portare questo nome, Tosolini. Deve essere così. Tant'è che aspettiamo la quarta generazione, noi siamo la terza, aspettiamo la quarta. Ma mi pare che siamo già sì, su. Sì, sì, ce n'è. Nonno Bepi, poi papà, quanto lavoro ha fatto anche papà, prima di voi papà, chapeau. Assolutamente, lui è stato bravissimo perché ha portato avanti con la stessa filosofia, con le stesse idee, quindi non abbiamo mai lasciato, mai abbandonato quella che era la qualità del prodotto, no? Portare avanti comunque un prodotto che negli anni ha subito tante trasformazioni, ma che noi abbiamo voluto restasse fedele a se stesso. Grappa, il distillato per eccellenza italiano, ma come Bepi Tosolini non solo grappe. No, noi abbiamo anche tanti altri prodotti, magari poi mio fratello te ne spiegherà qualcuno. Faccio con lui? Sì, mi abbandoni già. Ti abbandono. Giuseppe Tosolini, carissimo, ben ritrovato. Bene, anche quest'anno ci vediamo, siamo in forma. Molto bene. Senti, con Lisa abbiamo parlato dei 75 anni, abbiamo rievocato alcuni momenti importanti della famiglia, dell'azienda, di quella che è stata la vostra storia, che è in scena come sempre qui al Vinitaly. Però io ho detto grappe, ma non solo. Qui torniamo a ricordare per esempio l'amaro Bepi Tosolini. Certo, è una ricetta tradizionale, una ricetta riscoperta dal nonno, scritta dal nonno, quindi riscoperta da noi. È un prodotto un po' insolito, nel senso che molte volte gli amari si fanno con le erbe di montagna. Questa volta noi abbiamo voluto innovare, sfidare un po' il mercato come sempre, inserendo 4-5 piante raccolte nel Mediterraneo. Ti cito brevemente un paio di nomi, la salicornia, il finocchio marino, l'assenzio marino, e quindi ci sono delle cose un po' che lo rendono un po' più originale e esclusivo dagli altri. Tra l'altro la salicornia è una pianta meravigliosa che si utilizza anche con delle ricette, si mangia molto volentieri. Molto digestiva e molto, tra virgolette, salutari. Quindi pensa che il nome originale di questo amaro era antico rimedio, quindi erano delle erbe proprio per rimediare magari a una digestione pesante. Ecco. Ecco, prima di parlare di una bella novità, di un'idea nuova che diamo in anteprima, che ha Giuseppe da raccontarci, 30 secondi, mercato, come stanno andando le cose? Allora, sicuramente gli spirits sono sempre un mercato costante che può avere dei picchi quando tu cavalchi l'onda. A livello internazionale ti dico, ci possono essere gli spirits come i gin, la vodka, che seguono i loro cicli, il rum, queste cose. Noi, a dire il vero, in questo momento stiamo vivendo un bel momento proprio per quanto riguarda questi bitter, questi amari, proprio perché, a differenza delle grandi case nazionali, i piccoli produttori artigianali come noi trovano il loro spazio in quelle persone che vogliono cercare qualcosa di diverso. Bene, questa è una bella notizia. Da una bella notizia all'altra che vi ho appena anticipato, c'è una novità, beh, devo dire una grande idea, permettimi di farti i complimenti, perché questa credo sia un'idea che deve avere successo. Sì, guarda, allora è nato un po' per caso, un po' per curiosità. Io sono un amante del caffè, quindi cerco sempre una mono origin, una torrefazione particolare,
e Nespresso che fornisce delle capsule diverse con provenienze diverse, India, Guatemala, Brasile, riscontro in loro proprio quelle che sono le mie aspettative, hanno soddisfatto le mie aspettative, le mie esigenze di curiosità. Allora, assieme a loro abbiamo ideato proprio questa carta di degustazione grappe caffè, proprio perché il fine pasto non deve essere un momento veloce, un momento triste in cui tante volte ingurgiti un caffè velocemente e riparti. No, vogliamo che la gente si fermi e viva un'esperienza meditativa. Quindi abbiamo individuato due miscele per un abbinamento cosiddetto in armonia e due miscele in abbinamento per contrasto. Ti faccio solo velocemente un esempio. Che cos'è il contrasto? Il contrasto è una fotografia in bianco e nero, un attore che recita al centro del palco illuminato da una luce bianca. Questo è il contrasto. L'armonia è un acquarello dove i colori sono confusi, ma nell'insieme hai una bella percezione. Le luci di un porto, la notte, non guardi una singola lanterna, ma sono le mille luci del porto che ti suscitano emozione. Ecco il contrasto e l'armonia. E qui abbiamo fatto la stessa cosa. Abbiamo selezionato quattro nostri prodotti e abbiamo abbinato dei caffè che contrastano l'abbinamento o ci vanno proprio in armonia. Giuseppe Caro, io con Tony Gavazza abbiamo prima fatto gli auguri per i 75 anni a tua sorella e dico tanti auguri per questa iniziativa che trovo interessantissima, secondo me è un'idea straordinaria, anche perché andiamo sempre ad abbinare comunque prodotti di prima qualità. Esatto. E ci godiamo anche un po' la vita, voglio dire, lo facciamo, mi sembra giusto. Sicuramente, questo è il senso di tutte queste cose. Dai, prendiamo con l'amaro, certo. Baby Tosolini, 75 anni, Agrisapori, Vinitaly 2018. Grazie. Auguroni, grazie. Grazie. Grazie Fabrizio per i tuoi interventi e noi proseguiamo il nostro excursus al Vinitaly, perché proprio qui troviamo anche un momento dedicato all'informazione. Molti sono i convegni e gli incontri dedicati al mondo del vino. Noi siamo col presidente di Asnacodi, associazione che rappresenta e tutela 62 consorzi di difesa associati operanti nel settore della prevenzione e gestione dei rischi d'impresa in agricoltura. Presidente, oggi qui al Vinitaly per incontrare chi lavora direttamente in vigna. Sì, siamo qui presenti al Vinitaly appunto per rimarcare la difesa del reddito nel settore vitivinicolo. Abbiamo voluto organizzare questo convegno appunto mettendo a confronto non solo le opportunità assicurative e i nuovi strumenti di tutela del reddito che sono sostanzialmente la costituzione dei fondi, ma vogliamo anche confrontarci col mondo bancario, perché ovviamente una buona gestione del rischio è utile anche per migliorare il rating aziendale in termini bancari. Quindi abbiamo messo a confronto anche alcuni istituti bancari, in particolare rappresentati poi qui dall'ABI, per vedere come utilizzare al meglio questo tipo di strumentazione assicurativa anche a servizio delle banche, quindi a minor costo del denaro. Il settore vitivinicolo è uno dei settori più importanti dove l'assicurazione è più sviluppata. Diciamo andiamo dai due rischi ai nove rischi che si possono mettere in protezione, e diciamo che quest'anno, soprattutto dopo l'evento calamitoso dell'anno scorso, quella gelata del 24 di aprile che ha coinvolto tutta Italia, ha danneggiato fortemente la produzione vitivinicola, lo strumento è ancora più apprezzato e ancora più utilizzato. Stiamo riscontrando una crescita assicurativa nel settore vitivinicolo piuttosto importante. Ma lasciamo definitivamente la 52esima edizione di Vinitaly e Verona, raggiungiamo invece Oleggio in provincia di Novara, dove in collegamento con noi il suo primo cittadino per parlarci di un importante evento, la Fiera Agricola. In calendario per il 1° di maggio, vero Sindaco? Vogliamo spiegare al nostro pubblico dove si trova Oleggio e di quale fiera stiamo parlando? Allora, qui siamo ad Oleggio. Oleggio è un comune a pochi chilometri da Novara
e si trova praticamente a ridosso con la vicina Lombardia, e la sua posizione centrale la fa diventare punto di riferimento non solo per il Piemonte e quindi la provincia di Novara, ma anche per tutti i comuni vicini della Lombardia. È l'evento più importante della città di Oleggio. Sicuramente questa fiera rappresenta nel panorama agricolo della provincia di Novara, ma io dico anche in ambito regionale, uno degli eventi più importanti. Qui ci sono quasi 300 stand che provengono da tante regioni, non solo del nord Italia, dove tante aziende, tanti produttori possono presentare i loro prodotti di altissima qualità e a chilometri zero. Ci sono diverse esposizioni di prodotti locali nei palazzi comunali, quindi tanto al museo, tanto a Palazzo Bellini. Tutte queste aziende, locali e non, avranno la possibilità di esporre i loro prodotti. Dunque, appuntamento presso il centro storico di Oleggio martedì 1 maggio per la tradizionale fiera agricola, ma questa è una fiera moderna, quella di oggi, che deriva da una tradizione ben più antica che ha lasciato fortemente il segno, immagino. Ma dunque, la fiera del 1 maggio è comunque una riproposizione di quella che già ai primi del Novecento veniva svolta in Oleggio. Il mondo agricolo oleggese è sempre stato importantissimo. Pensiamo che già nel Medioevo, intorno al 1300, venivano realizzati i canali irrigatori della valle, nella vallata del Ticino. L'agricoltura per Oleggio, come dicevo, è sempre stato un mondo particolarmente importante ed un'attività che coinvolgeva tantissime persone. Basti pensare che in Oleggio è stata fondata la prima cantina sociale di tutta Italia. Importantissimo era anche il mercato degli animali, che si svolgeva regolarmente tutti i lunedì presso il Foro Boario, e l'acquisto, il prezzo delle carni fatto in Oleggio era poi riferimento anche per i mercati di Milano e per tutto il Piemonte e la Lombardia. Una posizione strategica la vostra, che ancora oggi consente di far gravitare l'economia di questo paese su due importanti regioni del nord Italia, e che speriamo sia comoda anche per molti piemontesi, ma anche per i lombardi, che potranno raggiungere Oleggio il 1 maggio. Assessore, quali saranno dunque gli altri intrattenimenti di questa 20ª edizione che allieteranno i vostri ospiti? Ma qui in fiera abbiamo rappresentato un po' di tutto. Abbiamo la presenza di produttori, sempre e comunque aziende agricole, con i loro prodotti, quindi dai formaggi ai salumi al miele. Abbiamo poi diverse possibilità anche nell'orticola, quindi parecchi prodotti orticoli proprio dei nostri coltivatori. Come intrattenimento quest'anno abbiamo, come sempre, diverse manifestazioni, dimostrazioni di agility, passeggiate in calesse, passeggiate su pony. Abbiamo la dimostrazione della produzione del formaggio per i più piccoli, dei cesti, della filatura della seta piuttosto che della lana, e sono tutte manifestazioni che così hanno un carattere culturale, in particolare per i più giovani, che così hanno modo di conoscere anche le vecchie attività che venivano svolte in quasi tutte le case di Oleggio. Ricordiamo ancora 3 punti ristoro gestiti dalle associazioni locali: nel parco passeggiate sui pony e dimostrazioni di agilità canina, passeggiate in calesse, laboratori di produzione del formaggio e di apicoltura, e ancora mostre di bonsai e un'importante mostra di bovini di razza piemontese con esemplari campioni nazionali, e tante possibilità per passare una giornata a contatto con il mondo dell'agricoltura. Tutto questo ad Oleggio,
Reggio in provincia di Novara il 1° maggio. E con questo appuntamento noi concludiamo la puntata di oggi, rimandandovi alla prossima settimana con altri amici, altri eventi ed altri sapori.